Oggi parleremo della spedizione del 1000 e dell'album che venne realizzato per celebrare i protagonisti, che è uno dei cimeli più importanti della raccolta del Museo Musini. L'obiettivo del comandante, Giuseppe Garibaldi, è quello di conquistare il Regno delle Due Sicilie. Un obiettivo ambizioso e anche un po' folle, in quanto si tratta di andare con 1000 volontari a combattere contro degli eserciti regolari di almeno 80-100.000 uomini. I volontari garibaldini provengono da diverse regioni d'Italia, tantissimi giovani, quasi tutti mazziniani, quindi di orientamento repubblicano, anche se Garibaldi ha messo bene in chiaro che ci si muove al grido di Italia e Vittorio Emanuele. Nella notte tra il 5 e 6 maggio, così, i volontari si imbarcano da Quarto, vicino a Genova, dopo essersi impadroniti di due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo. Pochi giorni dopo, l'11 maggio, eludendo la sorveglianza della flotta borbonica, i volontari sbarcano a Marsala, accolti con entusiasmo dalla popolazione e dando il via ad un'avventura che avrebbe stupito il mondo e di cui tutti parlano, da Engels a Londra ad Abramo Lincoln negli Stati Uniti fino ad Alexandre Dumas. Dumas in particolare, è l'autore dei Tre Moschettieri del Conte di Montecristo, si reca a Palermo per conoscere Garibaldi ed ecco nella stampa il momento dell'incontro. Mentre Garibaldi dorme e un suo ufficiale gli fa la guardia, Dumas si limita ad osservarlo non osando farlo svegliare. Dumas e Garibaldi diventeranno poi grandi amici e per conto del generale Dumas si recherà anche a Marsiglia ad acquistare dei fucili per i garibaldini. Garibaldi sconfigge i nemici a Calatafimi, poi arriva a conquistare Palermo ed ancora Milazzo e alla fine giunge ed entra in Napoli nel settembre del 1860, tra lo stupore veramente dell'opinione pubblica di tutta Europa. Anche il fotografo Alessandro Pavia, milanese di nascita ma genovese di adozione, come tanti artisti rimase affascinato dall'avventurosa spedizione dei 1000 e decise quindi di immortalare a una le camicie rosse con l'obiettivo di realizzare un album fotografico dei partecipanti alla spedizione. Questa fatica gli costò anni di ricerche tra il 1862 e il 1870. Pavia ritrasse personalmente il più possibile i garibaldini, si fece dare da parenti ed amici le foto dei caduti e continuò a cercarne fino ad entrare in possesso di poco più di 800 fotografie. Come ci spiega la studiosa del Risorgimento, Maria Rachele Fitera, l'album dei 1000 è per la prima volta una raccolta di tutti i componenti di una spedizione militare, non solo degli eroi, dei condottieri, degli ufficiali, ma di tutte le persone anche semplici. E questo ha un altissimo intento civile, cioè celebrare veramente tutti i protagonisti dell'Unità d'Italia. Queste peculiarità non vengono però capite dai contemporanei, in quanto la foto semplice fatica a sostituirsi a quello che è considerato un ritratto pittorico nobile per eccellenza, e in più il costo dell'album, 450 lire, per l'epoca è considerato veramente tanto. E per questo motivo, nonostante Pavia nutrisse un forte ottimismo nei confronti della sua impresa commerciale e nonostante l'appello promozionale dello stesso Garibaldi, le copie dell'album che verranno realizzate saranno veramente pochissime. Il nostro esemplare di Fidenza è arrivato in dono insieme a tutti gli oggetti che compongono il Museo del Risorgimento grazie alla donazione effettuata nel 1965 dal dottor Nullo Musini, figlio del garibaldino Luigi, valoroso combattente e partecipante a tutte le campagne garibaldine a cui è dedicato il nostro museo. L'album si compone di una copertina di pelle marrone sulla quale è presente la scritta a lettere dorate Album dei 1000 sbarcati a Marsala. Nella prima pagina abbiamo poi, come in tutti gli esemplari che sono stati realizzati, una foto che ritrae Giuseppe Garibaldi, il duce, appunto il comandante, il condottiero. Giuseppe Garibaldi è rappresentato ormai anziano, infatti si appoggia al bastone con il caratteristico poncio e la fotografia è inserita in una cornice colorata decorata con fiori, con rose, mughetti, viole del pensiero e triule. Seguono poi le foto dei garibaldini, alcuni con le vecchie divise e zeppe di medaglie, altri in vestiti buoni, tutti con barbe e baffi, come era consuetudine per il periodo. Sono presenti tra gli altri Giuseppe Cesare Abba, scrittore al quale si devono le memorie della spedizione da Quarto al Volturno,
Stefano Canzio, aiutante di campo di Garibaldi, di cui sposerà poi la figlia Teresita, Francesco Crispi e la moglie Rosemont Masson, l'unica donna che partecipò ufficialmente alla spedizione, e poi abbiamo anche il figlio di Garibaldi, Menotti, figlio di Daniele Manin, Giorgio, Francesco Nullo, caduto combattendo poi per l'indipendenza della Polonia, Ippolito Nievo, l'autore delle Confessioni di un italiano. Oltre 1000, nell'album c'è di tutto e l'esemplare di Fidenza non fa eccezione, ospitando in appendice il ritratto di una certa Balli, vivandiera, e di altri personaggi che non comparivano nell'elenco dei 1000. Al numero 753 dell'album abbiamo il nostro fidentino, Eugenio Piscina, che 17enne si imbarcò da Quarto proprio con i primi 1000 volontari e che si distinse nella battaglia di Calatafimi ottenendo sul campo il grado di tenente. Ormai anziano, come ci ricorda Nullo Busini nel suo opuscolo su Fidenza e Fidentini del Risorgimento, veniva intervistato e all'epoca lavorava come tranviere nella ferrovia Salso Maggiore Fidenza. E ancora, nonostante all'inizio fosse un po' esitante, quando poi si scioglieva, raccontava con coraggio, con ardore, della sua esperienza presso il generale Garibaldi, che lui ricordava sempre con grande affetto e con grande stima. Nel 2011, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'album è stato digitalizzato a cura dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia-Romagna.